ufficiale che il sindaco si è dimesso e sta preparando la campagna elettorale per prendere il posto di Berlusconi. Cosa ne pensa? Non ho sentito questa notizia. Non lo so che si sia dimesso il sindaco, non credo. No, non lo sapevo e mi dispiace anche perché... Che cosa ne pensa? Ma non lo so, a volte mi sembra che il nostro sindaco che si butta in fuori non mi sembra rappresenta la parte giovanile di questo paese. Mi sembra una buona idea che qualcuno prenda il posto di della persona che lei ha nominato prima. È sbagliato, lui è giovane e deve fare in un modo diverso. Domandone, non lo sapevo nemmeno. Non so, penso che se una cosa in cui lui crede si sente supportato dai suoi elettori, va bene provarci, perché no? Ma stop, è un pesce d'aprile. La nazione oggi. Signore, lo sapevate che vogliono stoppare il traffico delle biciclette per 2 giorni per cercare di ridurre lo smog? Ah, no? Non si sapeva, no. Perché non si viene da Firenze. Si viene da Sesto Fiorentino. Ma che vi sembra una cosa utile? No, ma le biciclette non credo proprio. No, saranno le macchine, ma le biciclette. Biciclette? Sì. E con cosa lo producono smog? Pare che da uno studio anche l'energia umana riesca a produrre delle cose negative. Ah, beh, che devo dire? Non ci sono parole di fronte a questo. E se pedalo all'indietro la riassorbo? Lo stop delle biciclette? Sì. No, non avevo sentito niente. Pensi che sia assurdo? È un pesce d'aprile della nazione. Oggi fanno gli scherzi. C'è la pesce della nazione. No, grazie mille. Sapeva che c'è uno sciopero in corso e probabilmente le pensioni non verranno più date fino ad agosto, per 3 mesi. A tutti? A tutti. Addirittura. Davvero? Già siamo in una situazione spaventosa. Ci mancava anche questa notizia. Ah, questo ci allegre. Questo ci dispiace, speriamo non sia vero. Cosa si dovrebbe fare? Ecco, ci vorrebbe proprio quella, così si fa la rivoluzione e poi fatto tutto. Speriamo che non sia vera. No, infatti è un pesce d'aprile, uno scherzo della nazione. Grazie. Sapeva che dal prossimo anno lo stemma della Fiorentina non sarà più un giglio ma Palazzo Vecchio, cosa ne pensa? Meglio giglio. Giglio è una cosa storica, Palazzo Vecchio è proprio vecchio. È un pesce d'aprile. Sapevi della nuova tassa che verrà imposta a tutte le persone sotto i 35 anni che non hanno un lavoro fisso? No, mai. È la prima volta che lo sento. Ogni persona dovrà pagare 5 euro al mese se non ha un lavoro a tempo indeterminato. 5 euro al mese? E perché, scusami? Per non gravare sulle spese dello Stato. Ah, non lo sapevo mai. No, non lo sapevo. Sarà un problema? Beh, direi di sì, come ogni tassa. Dovrebbe essere 5 euro al mese. È troppo al mese, cioè non è giustificato da niente probabilmente. Non serve a nulla. È un pesce d'aprile. Dai!